Raga, sono vivo! Un po' sudato, però sono vivo. Signore e signori, benvenuti nel video, sono Emilio e oggi finalmente siamo tornati a parlare di schede video perché è successa una roba incredibile. È arrivata la risposta da parte di Nvidia. Allora ragazzi, andiamo un attimo per ordine perché voglio spiegarvi tutto quanto. Circa un mese fa AMD presentava le nuove schede video, le RX 5700 e l'RX 5700X, che a dire di AMD andavano a competere contro quelle che erano le 2060 e le 2070. Però avrebbero avuto qualche migliore in più, quindi qualche prestazione leggermente più alta al prezzo all'incirca simile. C'è una ragnatela. Il tutto con la data di uscita prevista per il 10 luglio, quindi manca poco. E quindi cosa fa Nvidia? Sta lì con le mani in mano? Ovvio che no! Cosa fa? Ha annunciato praticamente pochi giorni fa l'RTX 2060 Super e l'RTX 2070 Super. E il bello è che queste schede video usciranno il 9 luglio. Esattamente un giorno prima dell'uscita delle schede video di AMD. Cioè proprio non gli è andata giù, è incazzata. Va bene. Detto questo ragazzi, parliamo un attimo però di queste schede video, che è quello che interessa veramente a noi, perché questo conflitto, questa guerra che si sta andando a creare tra AMD e Nvidia, giova, rende felice noi consumatori, perché avremo molta più scelta e ovviamente a prezzi anche minori. Infatti Nvidia ha annunciato che le nuove schede video saranno più potenti rispettivamente della 1080 e della 1080 Ti, a dei prezzi comunque abbastanza vantaggiosi. Quindi se dovete comprare un computer, una scheda video in questo momento, fermatevi un attimo. Fermatevi, aspettate che escono queste schede video qua perché saranno una bomba. Ma parliamo adesso un attimo dei numeri. La RTX 2060 Super rispetto all'RTX 2060 passa da 6 GB di memoria video a 8, 1920 CUDA Core passa a 2176, comunque ve li lascio qui sul monitor i dati raga, così potete leggere tutto quello che vi pare. Stessa cosa per la 2070 Super confronto alla 2070, aumento di CUDA Core, aumento di Teraflops, aumento di frequenza in boost, eccetera eccetera, e fanno sì che queste schede video a un prezzo leggermente più alto rispetto a quelle prima andate a trovare una scheda video decisamente migliore. Infatti il prezzo in Europa sarà di 355 euro per quanto riguarda la 2060 Super, IVA esclusa ovviamente, e di 443 euro per la 2070 Super, sempre IVA esclusa, quindi un prezzo che diciamo molto ragionevole, anche perché per le prestazioni che offre è fantastico. Quindi sì, leggermente un po' più alta rispetto a quelle attuali probabilmente, però ne vale di sicuro la pena. E tutto questo diciamo è soltanto un anticipo, perché da quanto ha detto Nvidia usciranno prossimamente anche delle altre schede video che vanno a completare la lineup. E niente ragazzi, io concludo qua questo breve video, spero veramente che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa state nei commenti, cosa ne pensate, se anche voi siete in hype per queste nuove schede video, se andrete a comprarle, se comprerete AMD, spiegatemi i motivi, tutto quanto che lo voglio sapere. Quindi come al solito vi ricordo, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, Instagram, tutti i link qui sotto in descrizione. Noi signori, ci vediamo alla prossima, ciao!